un altro dei temi sui quali ovviamente siamo chiamati in causa, è chiamata in causa la RAI, è stato chiamato in causa Claudio, è quello del cosiddetto presunto conflitto di interessi. Faccio un esempio. Può esserci la possibilità di ottenere artisti che altrimenti non si sarebbero ottenuti anche attraverso rapporti amicali o rapporti professionali che non sono però direttamente all'interno delle strutture contrattuali di questo festival. Per quanto mi riguarda e per come io ho visto negli anni crearsi eventi che non sono solo il Festival di Sanremo, ma eventi internazionali, dall'Live Aid, tanto per citare la cosa più facilmente citabile, ad altro, è molto frequente che siano le filiere amicali tra gli artisti e tra il management a creare poi le condizioni perché si arrivi al massimo del risultato. Nel caso di Claudio Baglioni, mi permetto di dire io per Claudio, quando si fa un contratto ad un artista vivente e operante, è evidente che questo artista ha comunque dei rapporti anche con l'industria della riproduzione della musica, non è soltanto chiuso in se stesso e racconta allo specchio quello che sente e quello che vive, e dunque sta alla sua coscienza, che io credo sia molto forte da questo punto di vista, portare avanti il risultato e la certezza di un prodotto. Mi pare che il festival dell'anno scorso lo abbia ampiamente testimoniato. Non credo che Claudio voglia smentirsi quest'anno, e aggiungo anche che un artista che ha 50 anni di storia e un profilo internazionale, che ha collaborato con grandi musicisti, non penso voglia buttare alle ortiche questa esperienza per finire nelle strettoie di chissà quali oscure macchinazioni.